Ciao Kiko, io sono Jonah e il capello lungo sarà un trend del 2021? Probabilmente sì. Ma io sono avanti, guarda, io lo sapevo già, guarda che lunghezza, troppo lungo, li devo tagliare tantissimo, sì, ma il periodo è quello che è, beh, me ne frego. Quindi, come avrai letto dal titolo e come si capisce dal fatto che io abbia i capelli sciolti, perché io non ho mai avuto i capelli sciolti in questo canale. Oggi parliamo di capelli lunghi, quindi se tu hai intenzione di prendere al volo il trend che spopolerà, ovviamente, perché io sono portatore sano di trend, così è. E vuoi cogliere l'occasione per farti crescere i capelli, vediamo qualche trucchettino per farlo al meglio e per ottenere magari un risultato migliore che otterresti senza seguire questi consigli, no? C'ho un po' la voce. E quindi ecco 9 consigli su come capelli, sui capelli. Ok? Andiamo, Kiko. Il primo consiglio per arrivare ad avere i capelli lunghi è non tagliare i capelli. Lo so, può sembrare una cazzata. Può sembrare scontato, ma ti assicuro che non è così scontato, perché se ti sei messo in testa di voler farti crescere i capelli, stai certo, 100%, che passerai per quella fase intermedia, quella fase intermedia dove il tuo capello non è né lungo da tenere lungo, né corto da tenere corto. Questo si traduce in una merda. E questa fase intermedia, te lo assicuro per esperienza personale, è infima, è subdola, perché ti costringe o a tenere sempre un cappello per tenere più o meno una situazione ordinata in testa, oppure ti ritrovi sempre con i capelli in faccia che non sai, non puoi legare, non puoi. Qua. È una cosa che se torno indietro, se ci penso, dico, non so come ho fatto, io l'ho fatto. Perché io ho visto gente abbandonare dopo 10 mesi di sofferenza, abbandonare e prenotare il parrucchiere per un taglio bello rasato corto. L'ho visto con questi occhi. Con questi occhi l'ho visto, con questi occhi. Ma cosa gioca a tuo favore? Gioca a tuo favore che questo è un periodo storico nel quale siamo più o meno tutti costretti a rimanere chiusi in casa. Quindi se tu rimani chiuso in casa, magari fai qualche video call, fai qualche smart working. Dei capelli un po' mezzi e mezzi, ma che te ne fo. Perché ci vuole molta pazienza. Mettiti in testa questo, ci vuole molta pazienza per arrivare ad avere i capelli lunghi. Un anno buono, poi dipende dalla lunghezza che vuoi ottenere, però un anno non te lo toglie nessuno. Dipende anche da che punto stai partendo, perché se hai già una mezza lunghezza, ovviamente ci metti di meno. Io li avevo rasati prima di questo taglio, quindi il classico taglio rasato ai lati e più lunghi sopra, ma un anno tutto ci vuole. Ma poi ne vale la pena, perché è vero che è un bel lavoro, eh? Nel senso, avere i capelli lunghi ti garantisce da una parte una certa serenità, perché non devi andare dal parrucchiere una volta ogni 3-4 settimane, non devi sistemarti i capelli tutti i giorni con paste, cose, cazzate, non ti devi più mettere roba in testa, però d'altra parte ti dà un altro tipo di lavoro, ovvero l'asciugarli, ci vuoi mettere un 20 minuti per asciugare i capelli lunghi così? Ce li devi mettere perché se no non li asciughi. Punto numero 2, abbiamo massaggia il cuoio capelluto. Qui entriamo già nell'aspetto più scientifico, più biologico. Biologico? Non lo so. Perché massaggiare il cuoio capelluto mantiene attiva la circolazione sanguigna nel tuo scalpo, in pratica. Bella una zona e la zona rimane bella irrorata di sangue. Mo ci faccio una ASMR, quasi quasi ci faccio una ASMR sulla parola. Irrorata. Quindi se la zona è più irrorata, vuol dire che c'è più sangue. Che c'è più sangue vuol dire che c'è più ossigeno. Che c'è più ossigeno vuol dire vita. Come si fa a massaggiare lo scalpo? Semplicissimo. Quando ti fai la doccia, quando ti fai lo shampoo, ti prendi 2 minutini e fai così con le manine. Fai così con le manine, bello tutto di sopra, tutta la zona dove ci sono i capelli. Lo fai, oppure, ta-da, questo oggettino qui, che se non sai che cos'è, non capisco cosa tu viva a fare. E no, non è un plug anale, quindi non ti fa la coda a porco spino, ma è un massaggiatore per la testa, così. E un cappello anche. Perché il piacere che ti provoca questa roba qui è indescrivibile. Come te la posso, se non l'hai mai provato, come te la potrei far capire? Punto numero 3. Punto numero 3, abbiamo non lavare costantemente i capelli, quindi non lavare i capelli tutti i giorni. Perché questo? La nostra pelle genera dei grassi naturali, degli oli naturali. Questi oli, questi grassi che si creano sulla pelle sono i responsabili,
per mantenere un cuoio protetto, un cuoio umido. Ecco, se tu vai a togliere questi oli, questi grassi tutti i giorni, giornalmente, con lo shampoo, potresti ottenere uno scalpo secco e quindi potresti avere forfora, potresti indebolire il capello, che si può assottigliare perché non c'è più questa protezione dello scalpo. La radice, il capello viene tenuto sano dalla radice. La radice si trova inzuppata nello scalpo, nella pelle della testa. Se tu quello lo esponi sempre, tutte sporcizie, cose che no, lo esponi e non va più bene. Non va più bene perché si indebolisce a lungo andare. Io personalmente li lavo 2-3 volte alla settimana, massimo 3 volte alla settimana. Questo dipende anche da a cosa viene esposta la mia testa durante il giorno. Se io tutto il giorno sto in mezzo alla polvere, me ne frego che mi sono lavato i capelli il giorno dopo, la sera me li rilavo. Cioè, bisogna essere coscienti di cosa è giusto fare, ma essere abbastanza elastici da poter gestire al meglio le situazioni, le varianti. Ti è piaciuta questa, Chicco? Lo so, è una delle mie perle, che se vuoi scrivere. Ti do il permesso di mettere proprio, sai, la frase con una mia foto tipo così, con una mia foto tipo o con scritto sotto quella frase. Cosciente che... Punto numero 3, tratta bene i tuoi capelli. Allora, una volta che avrai i capelli lunghi, ti renderai conto di quanti capelli si perdono. E non è che li perdono solo le persone con i capelli lunghi, li perdono chiunque. Te ne rendi più conto perché, primo, il capello lungo così si vede di più rispetto a un capello così o anche un capello di un millimetro. E poi, se come me ti ritrovi a tenerli legati la maggior parte del tempo durante l'arco della giornata, ti ritroverai a perderli tutti nel momento in cui li sciogli. Quindi proprio fai così e ti ritrovi, adesso vabbè non ce ne sono però, e ti ritrovi a perderli tutti in un stesso momento. Ma tornando al tratta bene i tuoi capelli, cosa intendo? Intendo che quando ti fai lo shampoo, non devi mica come uno sciamannato strofinare come se stessi pulendo la pentola dove ci hanno fritto che cosa ne so io. Cioè, è una testa, non è che devi proprio, non è che stai lavando il cane, perché anche col cane devi avere comunque cura. Quindi con calma, una cosa normale, cioè la mamma te l'avrà insegnato, no, come fare. E poi una volta asciugati con la spazzola, cioè se te li dovrai pettinare, no, una volta al mese, te li pettini una volta al mese, fai e se c'è il nodo non è che strappi, fai con calma. Cioè se trovi il nodo non è che t'appendi o fai appendere la sorellina finché non si strappa il nodo. Fai ti, usi una spazzola morbida. Io uso una spazzola morbida che proprio si sente tic. Punto numero 5, non usare alte temperature, temperature proprio eccessive. Allora, non sto neanche a menzionare piastre o attrezzi simili per lavorare i capelli con estreme temperature, quindi il sole non deve essere qui vicino al capello, perché sennò ovviamente lungo andare si brucia. Io personalmente piastre o roba del genere non le ho mai usate. Non l'ho mai usato prima perché è una roba che fai un po' più quando sei gagnetto, quindi quando ero gagnetto io si usava piastrarli dritti dritti per poi fare una acconciatura, una merda. Adesso si fa la permanente, quindi permanente per averli ricci ricci ed essere un po' il Tony F della situazione, no? Chi è il tuo parrucchiere, bitch? Dimmi chi è il tuo parrucchiere, bitch. Per asciugare i capelli io uso il phon, ovviamente, ma uso la temperatura media. Generalmente il phon c'ha 3 temperature, quindi aria fredda, aria rovente e quella in me, quella che non è quelle due, io uso quella lì, quella intermedia. D'estate, meglio ancora, non li asciugo proprio. Se ho tempo di farli asciugare all'aria aperta, li faccio asciugare all'aria aperta. Punto numero 6, fai attenzione alla luce del sole. Allora, questa è una roba che io non ho mai personalmente seguito, ma è una cosa che consigliano anche se tu non hai i capelli lunghi, ovvero se devi andare fuori, sai che starai tutto il giorno fuori, sai che starai tutto il giorno al sole, ti metti un cappellino per proteggere il capello. Ma questo vale anche se hai i capelli corti, nel senso che da che mondo è mondo, l'eccessivo calore alla testa fa male. Io non ho mai portato nulla, infatti il mio cervello ogni tanto si spegne un attimo. Punto numero 7, integra vitamine. Perché questo? Allora, la gente generalmente tende a dimenticare che i capelli, come le unghie,
fanno parte proprio del corpo. Cioè, non solo perché se li tagli non sanguinano o non fanno male, vuol dire che non fanno parte del tuo corpo. Sono parte del corpo. E come tutto il resto del corpo, come le altre parti del corpo, hanno bisogno di nutrienti, di proteine, di vitamine. Diciamo che con una dieta mediterranea si riescono ad assumere generalmente tutte le proteine, le vitamine di cui il capello ha bisogno, che in due parole si possono riassumere in vitamina A, B, D, E, zinco e ferro. Se per qualche motivo però il tuo metabolismo ha bisogno di integrare più vitamina E, che cazzo ne so io, una roba a caso, sul mercato è pieno milioni di prodotti specifici per la crescita di capelli, mantenimento del capello lucido, tutte quelle cose lì. Non prendere ovviamente cose a caso, cioè prima vai in farmacia o vai dal dottore, capisci di cosa hai bisogno, di cosa hai una carenza per poterla compensare con qualche pasticca, con qualche cosa, così da prendere ciò che veramente ti serve. È vero che si tratta comunque di vitamine, quindi se prendi delle vitamine di cui non hai veramente bisogno non è che ti fa male. Però se non ti serve, cosa le prendi a fare? Chico, dai. Punto numero 8, assumi più omega 3. L'omega 3 è un grasso, un tipo di grasso naturale, molto presente nel pesce. Ed è un grande responsabile per la salute del capello. Non solo, ma anche del capello. Ma la particolarità dell'omega 3 è che il nostro corpo ne ha bisogno, ma non ne produce, quindi per forza dobbiamo assumerlo attraverso fonti esterne, che possono essere cibo, noci, tipo pesce, soia, oppure le pasticchette, dipende. Punto numero 9, fai riposare i capelli. Cosa intendo con fai riposare i capelli? Non è che devi togli e li metti a letto e li copri, fai buonanotte amore. Intendo lasciali slegati, lasciali respirare, non riempirli sempre di prodotti, non costringerli sempre con un elastico, con una fascia. Lasciali nascere, crescere e correre. Quindi quando hai la possibilità slegali, non mettergli nulla sopra, perché quello che può anche essere un semplice elastico genera della tensione sulla radice del capello, sul cuoio capelluto. Quindi ogni tanto è bene sguinzagliarli, lasciarli così al nature, vive la nature, e fare quelle mosse a rallentatore, sai, con i capelli che vanno su. Io personalmente mi sto abituando proprio ultimamente a dormire con i capelli sciolti, perché io, essendo uno che dorme come un animale, quindi io mi giro, mi rigiro, mi trovo con la testa al posto dei piedi, con le braccia al posto del... è una cosa proprio qua. Mi sto abituando solo adesso a dormire con... perché prima mi trovavo sempre con i capelli in faccia che mi solleticavano e non che io abbia imparato a dormire meno come un animale, ma semplicemente mi sto abituando al solletico in faccia che non mi sveglia più. Quindi prima era quasi un incubo dormire con i capelli slegati, infatti ero sempre costantemente con i capelli legati, ma adesso va meglio, grazie Chico per l'interessamento. Grazie Chico. E molto bene Chico, questi erano nove consigli che ti potrebbero aiutare se vuoi intraprendere o se hai già intrapreso la lunga camminata verso il capello lungo. Se il video ti è piaciuto mi fa piacere, se hai imparato qualcosa di nuovo mi fa ancora più piacere. Noi ci vediamo alla prossima Chicco, io mi vado a rasare.